partirei appunto dal tema del cambiamento, che poi è appunto, almeno io l'ho interpretato così, un po' uno dei temi guida di praticamente tutti i tuoi personaggi, nel senso, no? C'è sempre questo momento di rottura, qualcosa che arriva e stravolge la loro vita. Mi chiedevo come mai hai deciso, fin da, insomma, su quasi l'80% dei tuoi libri, almeno di quelli che ho letto, di trattare proprio questo tema, no? Un cambiamento in genere molto profondo nella vita di una persona, quasi un ribaltamento. Forse credo che questo rifletta, insomma, credo che ogni romanzo rifletta il carattere, ma anche le manie, i pensieri ricorrenti, le ossessioni di chi scrive. Sicuramente una delle mie idee ricorrenti è proprio il fatto che il cambiamento sia sempre possibile, no? Indipendentemente dalle condizioni in cui uno vive, dal suo lavoro, dal suo contesto. Mentre un'osservazione che mi capita di fare spesso è che molte persone si rassegnano a essere un po' come dei treni su un binario, no? Anche questo, quando questo binario conduce attraverso dei territori desolati, senza speranza. Invece l'idea di poter saltare fuori da questo binario, di potersene andare per un altro percorso, per me è sempre presente e in un modo o nell'altro riaffiora nelle mie storie e in quello che succede ai miei personaggi. Mi rendo conto che è uno di quegli elementi, perché poi un romanzo è sempre il risultato di una serie di scelte razionali, ma anche di affioramenti proprio, no? Di cose istintive che succedono dentro la storia e dentro i personaggi, e questo è un tipico caso. L'altra cosa che mi colpisce da sempre molto di ciò che accade ai tuoi personaggi sono queste storie d'amore, diciamo, profonde, ma anche proprio molto romantiche nel senso più letterale, cioè un amore, no? che probabilmente tutti sognano e pochissimi poi vivono. Allora mi veniva da chiedere anche questo, come mai il tema di questo amore così, anche se vuoi magico, pensa a lei e lui, no? Tutta la scena anche finale, quindi proprio. E se questo in qualche modo, cioè se mi domanda un po' più personale, anche se tu ci credi, cioè nel senso se tu credi che l'amore sia davvero così magico come lo rappresenti poi in fondo nei tuoi libri. No, io ci credo, sì, ci credo. Penso che poi l'amore sia una delle chiavi attraverso cui le persone possono cambiare anche nel modo più imprevisto, no? Perché poi sicuramente ci sono altri cambiamenti possibili che sono il frutto del ragionamento, che hanno dei tempi di maturazione, cioè si arriva a delle conclusioni, si decide di cambiare lavoro, si decide di andare a vivere in un'altra città. Quello che succede con un incontro d'amore vero, sconvolgente, coinvolgente, è che l'accelerazione è improvvisa, cioè tutto quello che c'era latente di colpo si rivela, no? E quindi tutto, insomma, è una delle forze del cambiamento, l'amore, sicuramente. Oltre a questo amore che sconvolge tutto, resta sempre anche un po' questo finale aperto, no? Nel senso non sappiamo poi davvero come andrà questa vita. Come la immagini? Cioè, secondo te, appunto, una volta vissuto un cambiamento in qualche modo così istintuale e stravolgente, poi le persone nella tua immagine, nella tua fantasia, riusciranno a costruire una vita che continui in questo modo oppure ripiomberanno in routine? Una cosa che mi chiedo, io credo che dopo una rottura, soprattutto una rottura, diciamo, drammatica o comunque netta di un modo di vivere, di una routine, è difficile ritornare alla routine, perché in un certo senso hai superato la barriera di fuoco, no? Cioè hai passato il punto più difficile, hai scoperto che cambiare è possibile. Poi alcune di queste storie mi chiedo anch'io come si sviluppino dopo, no? Alcune è probabile che non finiscano poi bene, cioè non è poi un vissero per sempre felici e contenti, per cui potrebbero finire malamente, però comunque il cambiamento è avvenuto e questo secondo me è un dato irreversibile. L'altro tema che mi ha colpito in molti tuoi romanzi è l'elemento del selvatico. Sì. E come il selvatico in qualche modo, a volte anche proprio in modo quasi arrogante, nel senso positivo, cioè arriva e destruttura tutto, ecco. In questa civiltà così civilizzata, che ruolo può avere il selvatico secondo te? Può avere un ruolo grande, perché comunque è dentro di noi, cioè anche dentro la persona più stratificata, più socializzata, che ha un'attività mentale estremamente importante, però dentro c'è questa anima selvatica, no? Questa anima primordiale che comunque ci manda dei segnali
ed è poi quella che ci fa vivere più intensamente, secondo me, le cose. Spesso la si reprime, la si sopprime, la si tiene schiacciata. Anche lì è questione di darle spazio, no? Di darle ascolto, di sentire che segnale ci manda. Secondo te, in questo momento storico, questo pezzo di umanità è pronto per ascoltare di più questo lato? Che sensazione hai tu? Ma io ho la sensazione che ci siano dei momenti in cui il nostro tipo di vita ci fa dubitare che possa continuare molto a lungo, no? Perché ci sono dei segnali di scricchiolio, ci sono delle crepature abbastanza chiare. E la via d'uscita da lì, secondo me, inevitabilmente è verso una dimensione più istintiva, ma su una scala più piccola, senza l'idea di una crescita infinita, senza l'idea di una linea sempre ascendente. È successa una riconsiderazione di cose, secondo me, un po' di anni fa, quando c'è stata l'esplosione della crisi finanziaria, eccetera. A quel punto molti dicevano, ma forse appunto è proprio il sistema che va cambiato, il nostro modello, questa idea di sviluppo, tutti questi discorsi qua, no? Poi tutto è tornato, diciamo, normale, ma in molti si è insinuato il dubbio, secondo me. Ma ecco, l'hai citato, la crescita infinita, tu hai una posizione sul tema della crescita felice, di questo mondo qua, ne hai avuto modo di incontrarne? Sì, io ho parlato anche e ho visto anche realtà dove ci sono persone che appunto l'hanno poi messo in pratica anche su una scala puramente personale, per cui anche piccoli gruppi di persone, addirittura famiglie, coppie che hanno deciso di andare a vivere in modi diversi. E sono la dimostrazione che è possibile farlo. Io poi, una delle cose che da sempre apprezzo molto, ma apprezzo sempre più strada facendo, è la dimensione proprio artigianale della vita, ma del lavoro anche, cioè le persone che fanno più o meno con le loro mani delle cose, le fanno molto bene, senza dipendere da grandi strutture, senza aspettarsi che ci sia lo Stato a intervenire in loro favore, perché tanto è abbastanza chiaro che non lo farà mai. E questo mi dà l'idea che lì ci sia una possibilità di salvezza, cioè proprio in una idea di società diversa, dove ci sono gli individui che fanno delle cose in modo diretto, senza intermediazioni, più che altro cercando di costruirsi una vita possibile intorno. Naturalmente questo applicato su una scala globale diventa un discorso molto complesso anche socialmente. È una cosa che si può cominciare a fare, però ci sono delle dimostrazioni, ci sono persone che lo fanno. Per me l'Italia che cambia è quella di chi desidera un'Italia diversa da quella che abbiamo adesso. Potrebbe essere un'imperfetta meraviglia. Eh sì, lo penso spesso, cioè l'Italia è così, cioè, girando per esempio, facendo incontri per il libro, mi capita di vedere appunto posti bellissimi, ma di incontrare persone che fanno cose stupende, e pensare, cavolo, ma come mai come mai non si parla abbastanza di quello che fanno, come mai è così difficile per loro fare le cose che fanno, no? E appunto la meraviglia sarebbe lì, bisognerebbe valorizzarla, darle più possibilità di manifestarsi. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi.